pensare che un prete può giocare a calcio, per la mentalità comune, è una cosa un po' strana. La Chiesa deve fare parte della società per dare un punto di vista più chiaro, perché la Chiesa deve vivere nella società, non fuori dalla società. Sono pronti a scendere in campo nel vero senso della parola. Ad Arezzo, infatti, è nata la prima squadra di calcio a 5 di soli preti. Clericus Arezium, il nome scelto. Nasce perché come centro sportivo italiano volevamo veramente mettere i nostri parroci affiliati al nostro ente veramente in campo, proprio per cercare di testimoniare la parola del Vangelo e quanto è importante fare sport nella nostra diocesi. Quindi è un progetto che abbraccia la prima in Italia tutta la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro. Siamo contenti e onorati di avere anche il patrocinio del Vescovo in questa nostra rappresentativa, perché il nostro obiettivo è veramente far sì che lo sport a tutto tondo possa incontrare la comunità. Non sarà solo calcio, perché comunque nascerà anche come una polisportiva, quindi di sport ce ne sono diversi. Per noi, almeno per lo sguardo della diocesi, della nostra chiesa, l'orizzonte è quello pastorale, quindi il fatto di una squadra di preti che può avere un certo richiamo vuole essere occasione per arrivare ai giovani e perché si possa scoprire lo sport come una occasione educativa di crescita, di aggregazione, di comunità. A guidare i parroci in campo un allenatore con un curriculum di tutto rispetto, Mario Palazzi, ex calciatore dell'Arezzo, ha fatto il vice di Serse Cosmi in Serie A e in Champions League con l'Udinese. Sono curioso di vedere come si evolve questa situazione, già dal primo allenamento vedremo che tipo di materiale calcistico avremo a disposizione. Sarà sempre una cosa interessante, perché dal punto di vista sociale è quello che è più importante. Attualmente sono già 10 i religiosi che fanno parte della squadra. Con entusiasmo, con desiderio, con voglia anche di mettermi in gioco, di sperimentarmi e anche di vivere questa esperienza insieme ad altri confratelli, che è ovviamente di apertura e di annuncio, è una forma di annuncio sicuramente particolare ma efficace. Penso che sia un'esperienza che va anche al di là dello sport, quindi l'affrontiamo anche con uno spirito veramente di libero, quindi siamo a disposizione del mister. Il primo allenamento ufficiale sarà giovedì 11 aprile, mentre i primi incontri in amichevole sono già in programma da venerdì 12 aprile. Abbiamo avuto veramente tante telefonate, non soltanto per la comunicazione ma anche per organizzare le prime gare ufficiali, tra cui ci dovrebbe essere anche la Gendarmeria Vaticana, che farà un amichevole contro la rappresentativa qui di Arezzo. Quindi le partite saranno tante già nel mese di aprile, noi ci crediamo, perché il nostro obiettivo è veramente far sì che la mission dello sport è quella di educare, sì, ma di educare i ragazzi, la comunità, a quello che è il nostro mondo e l'importanza di far ripartire gli oratori.